domande e di risposte, anche se abbiamo proprio 5 minuti a disposizione ancora. Allora, una domanda forse la girerei a Dario Cillo, è un po' particolare la domanda. Ci sarà necessità di un dirigente scolastico se la scuola sarà condivisa in rete? Non lo so se dal punto di vista amministrativo possiamo dire qualche cosa su questo, oppure magari la giriamo a qualcun altro anche a chi vuole rispondere dei nostri dei miei colleghi. E invece chiederei a Carlo Cipollone i criteri per i quali è stato scelto il volume che diamo insomma insieme al corso. E altre due domande che forse potrà rispondere Agostino, la validità e se verrà dato un attestato di partecipazione a fine corso. E, è stato chiesto anche, ma credo che tu abbia già risposto, i motivi per i quali ancora a Catania non è stato attivato. E un'ultima domanda, forse per Roberto Maragliano, emblematica direi, quanto tempo si ha per eseguire un modulo? Allora iniziamo, non so se Dario te la senti di rispondere alla domanda che ti ho posto. Con piacere. Benissimo, non avevo dubbi. In realtà il problema non è un problema nuovo. Considerate che intorno al 96, Dario, scusami. Prego. Ce la fai in un minuto? Sì, velocissimo. Emersa la figura del dirigente scolastico, in realtà già molto si parlava, no, di una collegialità che in qualche modo eleggesse il dirigente. Era un'alternativa che poi venne scartata nel momento in cui si applicò la nuova normativa relativa all'autonomia. A fianco a questo c'è comunque l'idea della scuola innanzitutto al suo interno come rete. Continuo a pensare che un buon dirigente abbia intorno a sé una buona equipe e che riesca a gestire questo tipo di rapporti proprio approfittando già di dinamiche di rete. Se poi la rete diventa la rete informatica, quella che in qualche modo stiamo utilizzando in questo momento, ovviamente questo porta ulteriori vantaggi alla scuola. La possibilità di una reticolarità, per esempio fra le scuole, e parlo di una rete materialmente o di reti che vengono a costituirsi fra gli istituti scolastici, è un altro straordinario strumento di gestione della scuola, sia per la singola scuola che ovviamente per la totalità. Ovviamente poi il discorso della rete, nel senso della rete informatica come rete in senso stretto, ma se vi passate la battuta, se continuano a rimanere tanti posti disponibili come dirigenti, fra poco sarà necessario che i dirigenti si attrezzino non per prendere le reggenze, ma per gestire le scuole direttamente tramite internet. Rispondo alla domanda che Paolo mi ha girato sul libro, il manuale suggerito ai corsisti. Il lavoro di selezione dei manuali è stato uno dei più accurati che abbiamo fatto nel corso delle riunioni con il gruppo di lavoro e devo dire che personalmente ha anche risolto un problema in famiglia, non si è posto il problema del regalo natalizio, nessuno mi ha regalato libri, ne avevo già abbastanza da leggere in quell'occasione e come i miei colleghi, quindi l'analisi è stata fatta con grande accuratezza, privilegiando un criterio, quello di non limitare la scelta ad un testo che fosse esclusivamente un contenitore di quiz. E quindi abbiamo voluto, con fatica perché ci sono ottimi manuali oltre a quello che abbiamo scelto, abbiamo voluto selezionare un testo che desse anche un contributo culturale alla preparazione dei futuri dirigenti e ponendoci come obiettivo l'integrazione dei nostri moduli con dei test che poi somministreremo sotto forma di simulazioni, quindi non abbiamo trascurato l'obiettivo principale che è quello di superare la prova di preselezione, ma allo stesso tempo non abbiamo scelto un manuale che fosse semplicemente un elenco di quiz, quindi quello che noi proponiamo è a nostro avviso quello che sintetizza meglio gli aspetti che vorremmo trattare e che si avvicina anche in termini di attualità ai contenuti che il dirigente deve possedere per successivamente.
attimo la questione dei tempi. Quanto tempo è stato chiesto per ciascun modulo? È il tempo che ciascuno vuole, il tempo che ciascuno vuole dedicare allo studio, all'esercitazione e alla simulazione. Noi certamente daremo una tempistica generale, perché proporremo alle varie vari moduli uno dietro l'altro secondo un calendario che di volta in volta verrà definito. Dopodiché ciascuno potrà essere libero di decidere se seguire questo calendario, seguendo questo calendario ovviamente entrerà in sintonia anche con una tempistica generale e quindi potrà usufruire di tutte le discussioni, tutti i confronti in tempo reale. Se invece per ragioni anche personali non può seguirlo o non vuole seguire questa tempistica, avrà sempre il materiale a disposizione, quindi sarà in grado di gestire autonomamente i suoi tempi, i suoi modi dell'apprendimento. Quindi c'è in questa dimensione, come dire, reticolare, c'è uno spazio per tutti. Ognuno si gestirà secondo le sue esigenze, questa partecipazione. Certo, la speranza è che tutti siano il più possibile presenti e condividano la tempistica generale. Però se qualcuno non vorrà condividere questa tempistica, sarà liberissimo di accedere al materiale anche il giorno prima dell'esame per fare l'ultima nottata prima. Sì, è proprio così. La rete ci libera dai vincoli, no, di tempo e di spazio, e quindi usiamola al meglio delle sue potenzialità per dedicare il tempo e lo spazio e gli spostamenti alle cose più necessarie e più utili. Io per questo vorrei anche dire, in risposta alla domanda posta da un collega che Paolo ha selezionato prima, noi daremo comunque l'attestato di partecipazione a tutti quanti i corsisti, ed è un attestato che è valido e riconosciuto dall'amministrazione scolastica, in quanto, come voi forse saprete, Garamond è ente accreditato dal Ministero della Pubblica Istruzione per la formazione del personale docente. E vorrei però anche aggiungere un dato non solo formale ma anche di sostanza, cioè nel progettare questo corso abbiamo cercato di ipotizzare un'esperienza formativa che fosse valida anche in sé per l'aggiornamento e la formazione in servizio dei docenti, anche indipendentemente dallo sbocco, che pure ci auguriamo possa essere di successo e positivo per tutti quanti i docenti in funzione del concorso per la dirigenza. Cioè, noi vorremmo immaginare una esperienza di apprendimento collaborativo valida per ogni docente ai fini del miglioramento qualitativo della propria professionalità. Questo è sempre stato, diciamo, nello stile di Garamond, e in questa occasione penso che siamo in grado di garantirlo nel migliore dei modi. Un'ultima cosa prima di concludere, proprio consapevoli delle difficoltà che ci saranno per alcune sedi per gestire il corso in aula, Garamond ha voluto, in accordo con Teleskill, che fornisce l'aula di videoconferenza che stiamo utilizzando in questo momento, fare uno sforzo in più che non era previsto ma che riteniamo sia molto utile, cioè utilizzare questo strumento per molte più sessioni online, in diretta e dunque anche registrate, e quindi che è possibile seguire in qualsiasi momento, come diceva prima il professor Maragliano, per le singole unità che i nostri relatori qui da Roma e Dario Cillo da Lecce potranno registrare su ogni argomento del programma del nostro corso di studio. Questo significa che sarà possibile partecipare in diretta e vedere in differita queste piccole unità concettuali, che magari saranno dei video di solamente 5 minuti, 6 minuti, massimo 10 minuti, ma che però potranno alla fine costituire un database, un repertorio di risorse molto ampio che andrà a coprire tutti quanti gli argomenti in programma dal nostro programma di lavoro. Bene, io credo che se non ci sono altri punti e non ci sono altre questioni, possiamo chiudere qui ringraziando tutti quanti i partecipanti, che ho visto essere veramente molto numerosi e che mi fa piacere. E mi farà piacere conoscere anche personalmente poi nell'interazione che avremo in rete. Ringrazio i quattro presidi che saranno un po' le quattro colonne della nostra attività formativa, e quindi Carlo Cipollone, Giovanni Rosso, Sergio Cicatelli qui da Roma e Dario Cillo da Lecce, che saluto. E infine saluto tutti quanti voi.
E infine ringrazio Paolo e gli auguro buon lavoro per quanto riguarda l'attività di gestione della piattaforma, e insieme al dottor Gianluca Paladino, che ha partecipato con noi anche alla progettazione di questo corso e che dietro le quinte ci aiuterà a gestirlo al meglio. Ringrazio infine il professor Roberto Maragliano, al quale ci siamo rivolti con molta fiducia e con gratitudine per la sua disponibilità a mettersi ancora una volta in gioco in questa nuova avventura di educazione in rete che qualifica da sempre l'attività di Garamond nel settore dell'editoria e della formazione per la scuola. Grazie a tutti, buona serata e buon corso. Arrivederci.